E bentornati incredibile sulla Susran incredibile con il nostro Sus incredibile che è diventato un divoratore di draghi. Finalmente magliettina nuova perché è passato qualche giorno incredibile dall'episodio scorso di Elden Ring, che probabilmente diventerà uno dei miei episodi preferiti di tutta la Susran e probabilmente della mia esperienza generale su Elden Ring. Sus è qui con me, incredibile, ve lo faccio salutare, incredibile. Quanto è contento Sus che abbiamo eliminato Bale. Come vedete Sus è sempre di buon umore. E la intro di questo episodio sarà proprio... Dobbiamo parlarne un attimo, ragazzi. Ripeto, io ci ho pensato questi giorni. È stato tutto così epico. Mi rende ancora speechless. Non so come spiegarvelo. Nel senso, la voglio dire questa cosa. Voglio che rimanga come ricordo. Tra l'altro mi sono appena reso conto che la punta di questa lancia sembra un po' rotta. Aspettavo per fare la battuta che si era rotta per tutte le botte che ho dato a Bale. Questa qui potrebbe essere la migliore boss fight draconica che From abbia mai messo. Però giustamente voi mi potreste dire, però attento, c'è Placidusax. È vero, Placidusax è molto molto bello. Però questo scontro qui ha una cosa che io adoro, cioè il build up. Mi spiego meglio. Adoro tutto di questa parte delle espansioni, tutto ragazzi. A parte il fatto che tutto è iniziato da una caverna random. E poi l'altra cosa che mi sono ricordato è che non ci ha droppato un'anima. Quindi a parte il fatto che i draghi non droppano l'anima, ok, però di gameplay ci ha donato il cuore. Quindi mi stai facendo capire che questo è un boss opzionale? Probabilmente sì, credo non c'entri niente con il percorso che è arrivato da Mesmer. Però quello che vi dicevo del build up, cioè troviamo il suo trinket che ci dice esiste Bale e poi vai a destra e trovi una grotta. Prima della grotta incontri questo tizio random che diventerà uno probabilmente degli NPC più amato della community, che non capisci chi è e pensi sia un pazzo. Poi vai nella caverna e vieni invaso prima dal Red Fang, poi sconfiggi l'uomo draconico anziano, ti dà un'arma assurda, poi vai avanti, c'è il primo drago Sus gigante e poi sali sulla montagna, un altro scontro col drago, uno che ti aiuta. E poi c'è l'altro drago, Xenax, come ti chiami, che è fortissimo. E poi vedi Bale, tutto rovinato. E c'ha l'ala spezzata, gli manca una zampa, attacca in maniera super aggressiva, fa un danno assurdo. Cioè, il pacchetto completo, Bale, è probabilmente tra le più belle esperienze del The Ring. E forse, a livello draconico, forse la migliore di tutti i giochi From. A parte Placidusax, che ci arrivi in maniera sus. È fighissimo lui, però non hai tanto build up, no? Se ripenso, che ne so, a Dark Souls 3 c'era Midir. E lì c'era un minimo, perché lui ti attacca sul ponte, no? Però poi tu lo affronti, è nascosto, quello è molto figo. Ha veramente un sacco di pregi, ragazzi, questa boss fight, ragazzi. Quindi veramente bella, bella, bella. E vi ricordo che io l'ho battuta. Sono morto parecchie volte. L'ho battuta a livello 174, New Game normale, ovviamente non siamo New Game Plus. Vi ricordo con zero potenziamenti. Io ce l'ho ancora tutti qua. E voglio vedere fin dove arriverò. 12-8, ragazzi, eccoli qua, non li ho ancora mai usati. Quindi sarà spicy, ragazzi. Allora, con calma, perché adesso dobbiamo fare un sacco di cose, ragazzi. Allora, prima di andare avanti, perché l'unica strada che mi vengono in mente sono la strada del percorso del veleno, che infatti avevamo fatto un paio di episodi fa, per poi venire a finire la missione di Bale. Allora, con calma. Allora, la prima cosa che voglio fare, prima ancora di andare a parlare con la sacerdotessa, è una cosa molto alla From. Bale è morto. O Aegon è ancora vivo, perché ed era svenuto, tra virgolette, oppure è morto, morto, morto. Però io spero abbia tipo un dialogo, qualche cosa, perché di solito la From, figurati, se non inserisce qualche cosa di extra per chi appunto fa il completismo di andare a parlare con un NPC, sa che è evocato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi spero ci sia qualche cosa, ragazzi. Magari un dialogo finale, lui che ci ringrazia, no? È morto, porello. Ci darà il 7, sicuro. Oh, uno dei migliori NPC mai concepiti, veramente, ragazzi. Un vero eroe. Quindi quello era proprio il suo spirito, vedi? E quando lo sconfiggi ti dà tutto. Vabbè, molto bello. Allora, offre le resti delle vergini gemelle da Rocca d'Atava. Arpione di Aegon. Ah, questo poi lo andiamo a leggere. Ah, saranno le frecce per l'arco, sicuro. Arco pesante composto da due ossa di drago fissate da una robusta fune. Wow. Ricoperto di profondi graffi di artigli. È pervaso dall'ossessione del suo vecchio proprietario, accrescendo la potenza dell'arpione di Aegon. Abilità caccia al drago di Aegon. Prepara l'arco e scocca il colpo accompagnandolo con un poderoso urlo che ne accresce la potenza. Bellissimo. Questa protezione malconcia è a forma di corno, quindi anche lui era del crogiolo. Il misero sciacallo dei campi di battaglia trova un riscatto nella comunione draconica. Ah, quindi lui era proprio uno che non aveva destino, ma fissandosi sulla comunione draconica ha avuto uno scopo nella sua vita. Depredato da un cadavere dall'indomani di una battaglia ancora incrostata di sangue del precedente proprietario. Andiamo allora a sto punto subito alla tavola rotonda, perché voglio vedere se c'è una descrizione per
l'arpione di Aigon. Non credo ci sia niente qui, perché abbiamo eliminato il dragone, no? No, infatti. È un po' tipo l'arco di Radan, no? Che avrà un effetto speciale se lo usi con l'arco sus. Frecce pesanti ricoperte da frammenti di pietra guzzi possiedono effetti antidrago. Il guerriero dragonico spezzato Aigon le ha costruite personalmente nel corso della sua agonia per mostrare a Bale il terribile e il vero terrore. Ce lo vedo che andava a prendere tutti i pezzetti di breccia per farci le armi, oh. Wow, veramente speciale. Andiamo alla signorina. Vediamo che ci dice che abbiamo eliminato Bale, il rivale di Placidusax. Ah, pure lei è morta? Wow, questo non me l'aspettavo. Cuore di sacerdotessa, martello fior di pietra. Arma della sacerdotessa della comunione draconica, martello di pietra draconica simile a un fiore antico. Fulmine draconico floreale, evoca il fulmine rosso dei draghi antichi per colpire un bersaglio. Infligge danni da fulmine e riduce temporaneamente la resistenza ai danni da fulmine. Accumula potenza scaricata. Ok, classico moveset del martello. Bellissimo, questa mi sa che in PvP fa gli scherzoni, eh. Bello, vedi il moveset, è diverso, vedi, guarda. Bam. Mi fa ridere l'occhio di questo drago sus, va bene. E poi ci ha dato il cuore di pietra di una sacerdotessa della comunità dragonica. Se usato senza bestiario, tramuta la carne umana in un drago antico. Hanno messo la trasformazione dragonica, è questa. Usare il cuore, già tramutati, potenzia gli incantesimi del culto dragonico nella capitale. La sacerdotessa fu ella stessa un drago antico, ma sacrificò quelle fattezze in favore di un misero corpo umano per contribuire alla distruzione di Bale il Terribile. Comunione con Bale. Allora, io non so se tenermelo in realtà questo affare ancora, un po' come le anime. Sono molto indeciso perché sono due incantesimi che, come vedete, 1,50 e 1,49. Questo fa il ruggito. E questo dal colpo d'ala. Sarei quasi più tentato dal colpo d'ala, però aspettiamo. E qui invece non possiamo fare niente. Vabbè. Allora, abbiamo fatto pure questo. Cioè, tutto questo è una roba secondaria, ragazzi. Non ha senso, va bene. Allora, adesso torniamo a parlare con lui. Facciamoci il giro degli NPC direttamente, ragazzi. Pronti, ragazzi? Prima trasformazione di Susso Draconico? Wow. E sì, abbiamo preso proprio l'aspetto di lei. Allora, abbiamo più resistenza alle robe fisiche, ma abbiamo praticamente zero su magia, fuoco, fulmine e sacro. Può essere che ho letto male. Siamo letteralmente dei draghi sus. E se uso il quadrato adesso? Ci baffiamo, quindi dovremo fare ancora più danno. Ragazzi, speechless, veramente. Tu non mi dici niente? Ho comprato tutto da te, amico. Poi compriamo questo. Tante volte la vecchia avesse qualcosa da dirci, però io continuo a dire che siccome sta vecchia o la faccio fuori o me la devo tenere via fino alla fine e avrà qualcosa da dirci, sus. Non mi dici niente che sono diventato io una vera bestia divina tra un po'? Però quanto è figo il design. Non so se è la più bella trasformazione draconica d'aspetto di tutti i Souls, però questa ha qualcosa... è più cattiva, non lo so. E poi mi piace che invece di essere proprio nudo, 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 come negli altri Souls, hai questo mezzo vestitino sus, no? Abbiamo preso il vestito della sacerdotessa. Ah, lei non mi dice niente. Andiamo qui. Torniamo da questi, poi parliamo con la tipa e quell'altra tipa. Vabbè, vediamo, dai. Allora, l'unica strada che mi viene in mente, a parte poter andare all'Altus Ombra, che vabbè, lì vai da Mesmer, che è sicuro, ci stanno pure la strada del veleno, che probabilmente è quella che prenderemo. Tu non mi dici niente, hai un drago antico davanti, non gli dici niente. Va bene, sus, tu. Welcome. Parla con Moore. I know. Give this to Tiolier. He asked me to find it. Ah, I finally found it. Alla fine l'ho trovato. Sciroppo nero. Ah, quindi lui è... vabbè, giustamente sono tutti amici, quindi ha senso questa cosa. Parla con Moore. No, ci ha dato una specie di barattolo melmoso da dare al tizio del veleno. Ok. Vaso non smaltato contenente uno sciroppo nero come la pece. Liquido di origine sconosciuta, presumibilmente raccolto e conservato dalla nidità dei cercatori. Potrei fare delle battute su cos'è, però non le farò. Allora, andiamo a parlare con Manto Rosso Freya. Poi andiamo a parlare con cosa e torniamo dal nostro amico del veleno, allora. Va bene. No, affidiamo i nostri cuori a Migra. Io sono forte in battaglia. Va bene, lo sappiamo. Andiamo qua. Cioè, l'unico NPC che per adesso mi rimane sus è quel fogliettino sus che ci ha disegnato un monaco. Però io forse... l'ho interpretato male, non è un vero monaco, ma era Aigon, forse. Però Aigon non ha niente a che fare con loro. Credi dell'arando del corno, tutto uguale? Ci spiega che giustamente ce l'ha con noi perché Marik ha fatto quello che ha fatto. Ha eliminato tutto il crogiolo, lui è un sopravvissuto, ha senso. Vabbè, ok, tutte le solite cose. Lui sarà contento solo quando il nostro sangue, o il sangue di qualcosa simile a noi, cadrà. Tra l'altro, wow ragazzi, questa roba è assurda. E questo qui mi sa di Legacy Dungeon finale tantissimo, ragazzi. Quindi lo faremo veramente alla fine dei tempi. Se lo avessero spacciato per Elden Ring 2, penso che la gente non avrebbe detto niente, ragazzi. Mi ricorda Farrell lui un po'. Andiamo. Come posso aiutarti?
Consegna lo sciroppo nero. Vabbè, l'abbiamo letto, in fondo è una descrizione sussa. Guarda qui. Devo ammettere che Sir Moore ha un buon gusto. È una vera meraviglia. Come un cielo stellato. La vedo dura, però va bene. Non potrò mai ringraziarla abbastanza, ma devo trovare il modo di ricambiare. Chiedi lo sciroppo nero. Perdonami. Anche tu meriti la parte della ricompensa. Preparerò qualcosa di speciale. Se mai dovessi trovare insostenibile il peso dell'esistenza, puoi rivolgerti a me. Il sonno è un balsamo, ma il sonno eterno è un elisir. Prendi dunque. Questo infuso è in grado di assopire anche il drago più anziano. Me lo potevi da prima che lo usavo su Bale. Ti farà cadere in un sonno profondo per l'eternità. Infuso di Tioglier. Ma quindi adesso mi stai facendo venire il dubbio che se questo affare lo dava al drago, ma come facevo a darglielo al drago? Se avessi fatto questo dialogo prima e avevo l'infuso sus prima di affrontare Bale, vabbè, che facevo? Glielo lanciavo a Bale e lo shottavo, non credo proprio. Balsamo nero come la pece preparata a Tioglier. Sonnifero in grado di indurre al sonno anche i draghi antichi. Però perché battono su sta cosa dei draghi antichi? Sus. Magari lo beccavi che dormiva e vabbè, ma mi pare assurda come cosa. Forse serve per una missione? Un'altra missione? Per un comune mortale è sufficiente un sorso per incorrere in una morte certa e immediata. Tioglier lo preparò ispirandosi al sonno di Santa Trina. Ah, abbiamo un fan di Santa Trina qui, eh? Ma l'oscura catalessica induce non possiede la dolcezza del suo nettare, tantomeno la grazia avvolgente del riposo. Quindi è qualcosa di più oscuro del sonno di Santa Trina. Vedi che figata che da lì è partito tutto, no? Dalla casetta dell'anziano, no? Tutto il percorso sus per arrivare là, dal nostro Bale. È assurdo, ragazzi. Noi abbiamo due strade. Abbiamo la strada qui sotto e poi abbiamo l'altra strada, che è quella che vorrei fare per prima, che poi in realtà no, è lo stesso percorso, ma ha due strade di diverse. Che vi ricordate c'era il mucchietto di sassolini che se lo rompi ci sblocca il salto con Torrent. Quindi io tornerei qui sotto, prima andrei da quella parte e poi andiamo dall'altra parte. Mi ricordo c'erano due percorsi, uno andava da quell'affare e uno andava da un'altra parte. Altrimenti l'altro percorso più ovvio sarebbe questo qui, ragazzi. Abbiamo ucciso Rellana e qui ci ha sbloccato Altus Sombra e qui c'è l'inferno, ragazzi. Però io a sto punto vorrei finire prima l'area sotto, poi abbiamo tutta quest'altra area sopra che abbiamo sbloccato con le catacombe. Perché io pensavo di arrivare qui per la mappa e non l'abbiamo trovata, ragazzi. Cioè, è palese che il gioco ti dice, infatti pure la grazia ti indica questa parte, vai qui. Qui non dico ci sarà Mesmer, ma cose strane. Però, ragazzi, io me lo voglio gustare, voglio fare tutte le cose secondarie prima, ragazzi. Se pensate che Bale è una cosa secondaria ed è uno dei boss più fighi che la From abbia mai fatto. Se tu salti Bale non hai la comunione draconica, che figata, ragazzi, assurdo. Ok, amici. Allora, intanto direi di scendere qua. Ragazzi, ho un attimo un dubbio sus. Non mi ricordo. Ero convinto di essere sceso da qui per arrivare alla stanzetta dell'anziano. Non era da qui. Mi sa che mi sto confondendo tantissimo. Gio, viola, oscuro. Beh, ragazzi, per un po' andremo vestiti così da drago sus a sto punto. A meno che non troviamo un nemico che appunto usa gli elementi. Allora torniamo con l'armatura sus. Ceneri dello spirito. A qui proprio non ci siamo venuti. Però io mi ricordo che ci sono passato, che ho detto, ah vabbè, in quel buco ci andiamo un'altra volta. Addirittura una grazia? Ok. Caverna del fiume Ellac. Come diavolo ci sono arrivato? Qui, se non ho fatto questa strada. Da qui si arrivava alla capannetta dell'anziano, vuoi vedere? Da qui c'era un percorso... Questi non combattono? Ah no, ok, sono partiti. Qui c'era il percorso. Da qui, vedi, si arriva alla capannina dell'anziano. Ora questo... giro qui è collegato a quello. Ragazzi, vi prego, ditemi che ho ragione. Sono un po' confuso io, ok, che non gioco al The Ring da qualche giorno, però adesso per forza io mi devo collegare a quel percorso. E invece sì. Ok, noi siamo scesi da lì. C'è il granchio. E lì c'è la... ok, sì. Ok, ok, ha senso. Ok, 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 ha senso. Quindi abbiamo trovato una strada sus nuova, che sinceramente a culo, che poi qui abbiamo trovato il coso di Bale ed è iniziato tutto il percorso da Bale. Eccolo qua, vedi, questo non lo possiamo usare perché è chiuso. Dobbiamo rompere i sassolini sus. Io ora rompo questi, giusto? Bene. Si sblocca il saltino di Torrent. E qui dove andiamo, amici? Vedi che abbiamo due strade. Ammazza che salto sus. C'è un modo alternativo per andare ad Alto Sombra se non ammazzi Rellana. Metti che non sconfiggi Rellana, o vuoi skippare Rellana, hai un passaggio extra che ti porta al tuo sombra, vuoi vedere? Beh, me lo immaginavo. Forte del reprimende? Ok. E beh, però a me quasi quasi attira più quell'altra che questa.
Per questo è sempre riferita al tus ombre. Invece quest'altra è ancora più sus. E mi sa che vado da quella parte, ragazzi. Qui ci andiamo la prossima volta. Ninfea color viola scuro, ormai appassita. Beh, ha lo stesso colore di questo, vedi? Quindi Trina Time. Cresce nel campo di fiori blu sulla costa. Il suo nettare simile a uno sciroppo velenoso fa sprofondare chi lo consuma in un dolce suono velutato. Vabbè, qui allora è collegato a Tiolier. Quindi adesso iniziamo il percorso del veleno. E questa, ragazzi, è un'area che si vede da quando inizi l'espansione. Perché passi sul ponte e dici, ah, si può arrivare sotto. Allora, qui c'è un percorso con i salti di torrent, va bene. Però noi andremo da questa parte prima. Vieni, amico. Ma abbiamo un attacco nuovo, quello? Roccia circolare levigata dalla corrente. Reperibile nella terra e luoghi come i rivi dei fiumi. Si rompe facilmente a causa delle numerose crepe. Mi dà l'idea di area che potrebbe nascondere dei... Gretisus. Oh, ragazzi miei, un'altra di queste robacce. Mannaggia la miseria, ragazzi. Ragioniamo, qui bisogna eliminare i topi e purgarlo in maniera sus. Ho capito, vabbè, con calma. Quanto danno gli facciamo? Vabbè, si potrebbe fare. L'ho rotta? Mediamente rotta? Vabbè. Però male che sta nell'acqua, così gli facciamo un po' più danno. No, dai, uno di vita, non ci posso credere. Ciao. Ok, ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Infante con corna. Mi ricorda quella che si droppa nelle fogne di Lendel. Consuma PA per evocare spiriti vendicativi attorno all'esecutore che inseguono nuovamente i nemici. Sei identica a quella. Le corna intrecciate sono un simbolo di spiritualità, ma chi le possiede dalla nascita è spesso soggetto a morte prematura. Beh, ci sarà qualcos'altro, presumo, oltre a questa boss fight... diciamo segreta. Ragazzi, non fare che non vedo niente, quindi magari non so se mi sto perdendo qualcosa di mistico. Corno tenero grande. Ah, lo vedi, lo vedi. Dai, su, era palese. Caverna sulla foce del fiume. Dai. Doveva portare da qualche parte, ragazzi, altrimenti a che diavolo serviva tutto sto posto sus. E ci abbiamo pure un'altra cosa qua. La zona del granchio, però non credo che il granchio nasconda dei segreti sus. E invece sì, vedi? Altro segreto sus. Ragazzi, oggi ho beccato tutti i passaggi segreti, eh. Infatti, vedi, io prima da lontano vedevo una cosa sus là dentro, quando avvicino il granchione. Tra l'altro qua si può anche scendere dall'alto. E qui dove mi porti? E questi sono... mi attaccano, che nascondete? Ragazzi, io non li volevo eliminare questi cosi. Però mi attaccano. Mi attaccano sus. Una tartaruga coi corni. Oh... talismano tartaruga bicefala, carino. È l'evoluzione di quello che uso io praticamente, sempre. Talismano raffigurante una tartaruga, questo è doppio. Talismano raffigurante una tartaruga verde a due teste. Aumenta notevolmente la velocità di recupero del vigore. Questo lo useremo tantissimo. La tartaruga a due teste sono molto ambite nella regione della torre per via della forma spirale del loro collo. Ah. Torniamo un attimo qua, andiamo a vedere dall'altra parte. Perché mi sembrava vagamente che io potessi saltare sui sassi. Dai, che ci ho preso, dai. Ok. Ricettato del suo potentato 12. Va bene, carino. E si può andare avanti. Queste le voglio ammazzare perché magari ci sta qualche percorso sus qua, eh. L'ho vista. Ok. Ah, non è morta. Vaso roccioso grande. Vabbè, ok. Mi stiamo collezionando tutti sti cose. E qui, ragazzi, si va avanti, ma dai. E dove arriveremo da questa parte? Sono molto curioso, allora. Perché qui, secondo me, è un collegamento alla zona della colonna. Mi viene in mente solo questo, perché infatti pure lì c'erano più uccelli sus. Ma dai! È un passaggio per arrivare dall'altro golem. Wow, ragazzi, ma che cavolo avete creato? Con uno spirito, addirittura. Basso corso del fiume Ella, che quindi qui la strada continua. Wow. E tu che mi dici? Qualcuno mi disse che un feretro può condurre il suo ospite in un dolce viaggio, in un giardino velutato del viola più intenso, o poter dormire in un simile paradiso. Abbiamo quindi la caverna sus, questa strada qui, e volendo pure il castello, ragazzi. Ok, siamo messi abbastanza bene, direi. Prima di andare da questa parte, nel prossimo episodio andremo nella grotta sus e poi andremo da questa parte, ragazzi, a questo punto.
E ha pure gli occhi rossi, tesoro. Ma quanto sei bella. Facciamoli un attacco sus, dai. Facciamoli l'attacco del cuore sus dragonico nuovo. Ammazza, l'ha distrutta. La ragostina sus e basta, va bene. Ok. Allora, mi devo ricordare che qui si va verso nuovi orizzonti, però sicuramente noi andremo da questa parte. Prossimo episodio, ragazzi, inizieremo da questa caverna sus qua, ragazzi, per forza. E con questo sorriso agghiacciante del nostro sus draconico, direi che la puntata di oggi può finire qui. Abbiamo fatto un'esplorazione del fiume incredibile, che ci ha regalato delle sorprese emozionanti una dietro l'altra. Però sicuramente, come dire, sus draconico ci regalerà delle sorprese incredibili. Prossimo episodio, caverna sus, fiume sus, e vedremo dove andrà avanti l'avventura del nostro sus. E con le parole del nostro sus dire che questa puntata incredibile di The Ring può finire qua. Questo fiume ci sta regalando delle sorprese incredibili. Prossimo episodio andremo in questa caverna e poi ci aspetta il paradiso viola. Andremo da quella parte, ragazzi, poi abbiamo pure il castello sus, volendo. In realtà potremmo andare a esplorare pure il castello. Però il castello mi dà l'idea di Altus Ombra, no? Quindi un'altra area. Quindi io seguirei l'istinto, ragazzi. Quindi andiamo verso questo paradiso violaceo che ci condurrà a una morte purtroppo lenta e dolorosa, ragazzi. Però con calma faremo tutto quanto. Ragazzi, che cosa siamo voi? E ci vediamo al prossimo episodio.